Siamo collegati con l'unità di Parigi, di Londra. How are you? Fine? Yes? Pota. Pota cosa vuol dire pota in inglese? È sicuro che sia Londra? La pizza! Tutte queste multi utility, queste che si spacciano per multi utility e si spacciano per fare gli interessi comunali, poi hanno dei 3 miliardi e mezzo di deficit con soldi sovvenzionati, quindi è completamente assurda questa cosa. Qui si volevano bruciare a Parma dei rifiuti a 168 euro a tonnellata, quando Brescia bruciano a 90, portarli in Olanda costa 110, quindi avevano già preventivato di bruciare a quel costo lì per 20 anni tutti i rifiuti. Poi Project Financing. Il project finance significa che i comuni garantiscono un tot di rifiuti da bruciare, se non arrivano a quel tot di rifiuti alzano la tassa sulla spazzatura, siamo sempre noi a pagare. Quindi inizia col movimento una nuova fase di mettere delle persone per bene nei posti in cui devono essere le persone per bene. Non rimarrà indietro nessuno, cominceremo a riconvertire le imprese, a ripensare cosa produrre e cosa non produrre, che cos'è una banca, che cos'è la finanza, che cos'è il debito e chi ha fatto il debito. Il debito è immorale, questo debito è immorale, non l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto schiere di ladri e di delinquenti che dovranno ripagarlo loro il debito. Glielo menano che è un po' lunghetto nei tempi. Ma è entrato dentro un comune che invece di 600 milioni di euro ce n'ha quasi 1 miliardo di euro. È entrato in un comune pieno di debiti e fa quello che può. Fa quello che può e sta facendo benissimo. I giornali non vanno a vedere chi ha fatto il debito di 1 miliardo e 100 in una delle città più ricche d'Italia. Non vanno a vedere. E allora grazie a lui, al lavoro dei ragazzi, del movimento, l'inceneritore di Parma è stato bloccato oggi pomeriggio dalla procura di Parma. È stato bloccato con sequestro preventivo. E stiamo evitando in questo momento dei tumori che magari potrebbero esserci se sarà attivato tra 20 anni. Alla mia destra c'è Federico Pizzarotti. Alla mia sinistra, primo, Roberto Castiglio, sindaco di Sarajevo, poi c'è il vice sindaco di Mira in sostituzione, e poi abbiamo il sindaco di Roncadelle che ci ospita. Noi nella nostra campagna elettorale abbiamo speso più o meno 5.000-5.500 euro. Io sono un sindaco di centro-sinistra del PD, vi assicuro che il finanziamento pubblico dei partiti, noi a Roncadelle, ma come in tantissimi altri comuni in Italia, non sappiamo neanche cosa sia. I soldi che abbiamo speso sono frutto unicamente delle feste dell'Unità prima e del PD adesso, che organizziamo normalmente nel mese di luglio in questo stesso parco. Nicola Crivellaro, vice sindaco di Mira. Noi come campagna elettorale abbiamo speso, siamo 40.000 abitanti nel nostro comune, all'incirca poco più di 1.000 euro. In gran parte poi raccolti solamente all'interno di noi attivisti, con delle collette sera per sera quando ci trovavamo a discutere dei temi della nostra città. Io sono Roberto Castiglion, il sindaco del comune di Sarajevo. Elettorale è costata 324 euro. Spendaccione! È stata molto, molto economica, però nello stesso tempo molto efficace. Questo vuol dire che non sono i soldi che fanno vincere le elezioni, ma secondo noi sono le idee. Quanto ci vuole per un'azienda, se vogliamo fare un paragone, a scegliere i propri collaboratori, se non deve prenderli tra amici e parenti come siamo stati abituati da anni? Quindi il mese che abbiamo impiegato noi, come primo esperimento, insomma, di questa modalità di premialità, di meritocrazia, insomma, di cercare delle persone che siano competenti nelle loro materie e nel nostro caso che siano esterne al movimento, proprio per avere anche
una visione che non sia quella di, chiamiamola, di partito, ma soprattutto in merito agli obiettivi che dobbiamo perseguire. In 3 giorni si potevano fare, potevo chiamare anche mio cugino e in 2 giorni potevo anche chiamarlo. Quindi noi siamo passati dall'essere scacciati, da fare filmati, ad avere la prima seduta del consiglio e tutte quelle successive direttamente in streaming. Abbiamo iniziato la sostituzione dei tetti in amianto dalle scuole e dalle palestre del comune. Quindi abbiamo iniziato con prima la sostituzione di alcuni tetti e i prossimi saranno tetti fotovoltaici, fatte con alcune ESCO in modo da non avere sborso per il comune, perché... Bravo Fede! Perché come dicevamo prima, ecco, diciamo che le finanze del comune di Parma lasciano molto a desiderare. Vogliamo portare un rinnovamento all'interno del nostro teatro per quanto riguarda la dirigenza, la programmazione di quello che vuole essere il Festival Verdi l'anno prossimo, ma soprattutto di un cambiamento che porti un teatro a vivere veramente, e ci stanno impedendo attraverso dimissioni dal CDA, attraverso cercare di rallentarci, di metterci in un impasse che non è del comune di Parma, ma è soprattutto dei cittadini, e questo penso che sia una cosa gravissima che da fuori forse non viene resa così evidente. Il proibizionismo è tornato a Parma dopo le 21, l'ha vietata la vendita di alcolici, mentre era solamente un dopo le 21 bisogna venderli nei locali o nelle pertinenze dei locali, che questo serviva a limitare nel centro storico di Parma una degenerazione di persone che giravano con bottiglie di vetro, perché abbiamo vietato anche le bottiglie di vetro in giro per tutto il centro storico. Quindi mentre i giornali scrivevano malissimo, c'erano i residenti che ci facevano la ola, vi potrei girare tutti le mail che mi hanno mandato. Da settembre, primi di ottobre, cominceremo degli incontri direttamente con i cittadini di tutta la giunta in un auditorium di Parma, e poi altri piccoli incontri sempre direttamente con i cittadini per quanto riguarda i singoli assessorati con tematiche specifiche, o girando nei quartieri, nelle frazioni, per raccogliere le indicazioni. Ovvio che tutto non si può fare perché i soldi non ci sono, ma capire quali sono le priorità dei cittadini o condividere quello che possiamo fare insieme, perché il volontariato, che è quello che facciamo noi da anni, no? Un volontariato civile, è sempre più importante. Per lo sport abbiamo appena portato a conclusione una delle opere che non erano concluse dalla precedente amministrazione, la cittadella del rugby, quindi ospiteremo un campionato europeo di rugby a partire da settembre. Ci stiamo trovando a chiudere tutti i buchi che sono stati lasciati dalla precedente amministrazione. Abbiamo decine di opere che non erano completamente finanziate quando sono state iniziate e quindi non sono state finite. Ci dovrebbe essere una nuova questura, la casa della cultura, la casa della creatività giovanile, e non è stato fatto niente. Noi abbiamo scelto una strada che è sicuramente difficile, ma che noi riteniamo più giusta, che noi diciamo quello che abbiamo fatto, che sembra una strada più lenta, ma ci espone a dire: questo l'abbiamo già fatto, è tangibile, andate là, lo vedete, o è un'iniziativa che potete vedere da domani.